Onorevole Fiano, saranno rafforzati ulteriormente i controlli nelle aree più affollate. C'è preoccupazione per le celebrazioni dei trattati di Roma di sabato, anche alla luce di quello che è successo ieri a Londra. Insomma, che situazione ci aspetta? Ovviamente la preoccupazione c'è anche una guida sicura, che è quella del ministro Minniti, che ha riunito stamattina il comitato di coordinamento delle attività antiterroristiche. Io penso che l'Italia sia all'altezza dell'affrontare i rischi che corriamo, nessun paese sarà mai sicuro al 100%, però noi da molto tempo affrontiamo, anche con nuove leggi, l'altro anno la legge antiterrorismo. Adesso stiamo per affrontare la legge di contrasto alla radicalizzazione e il decreto per la sicurezza urbana. Stiamo affrontando con grande professionalità tutto quello che c'è da fare. L'allerta è alto e la nostra preparazione anche però. Poco fa è arrivata questa rivendicazione dell'ISIS, dell'attentato di ieri, una minaccia sempre più imprevedibile, però quella messa in atto dal califfato mentre viene sconfitto sul campo. Ma guardi, la tecnica di rivendicazione dell'ISIS è una tecnica che include anche episodi che loro non hanno preparato, perché oggi, come dire, la matrice ideologica degli eventi terroristici include persone che non hanno aderito ad organizzazioni, che hanno abbracciato un'ideologia e che sono lupi solitari, cani sciolti, come le volete chiamare, come è possibile che sia il caso di Londra, come è stato in altri casi anche di questi giorni, singole figure che hanno abbracciato un'ideologia ma non un'organizzazione, dopodiché l'ISIS interviene perché mette nel suo curriculum professionale di morte tutti questi episodi, quindi aspetterei per essere certo della rivendicazione, così come della natura dell'attentato di Londra e dell'appartenenza del terrorista. Il pericolo rimane sull'esatta concatenazione delle appartenenze, aspetterei. Comunque, diciamo, l'attività di intelligence e il controllo del territorio, l'ha detto oggi anche il ministro Minniti, restano le armi più importanti. Assolutamente, anche una fortissima azione preventiva però sui processi di radicalizzazione che sono in atto nel nostro paese, purtroppo come negli altri paesi, sui quali si può fare una fortissima azione preventiva molto prima che queste persone che si radicalizzino diventino terroristi.